Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di un argomento di quelli che mi piace e mi emoziona sempre tanto trattare. Sì, perché questo argomento mi riporta indietro di 35-40 anni in un lampo. Avete capito che l'argomento di cui stiamo per parlare è il retro gaming o giochi arcade. E oggi trattiamo questo argomento per colpa di lei, Ambernic RG351. Una piccola console portatile del marchio Ambernic, che probabilmente è il marchio più conosciuto per quanto riguarda le console portatili per i nostri amatissimi giochi arcade. E questa versione, ragazzi, secondo me è davvero tanta roba, perché abbiamo una console compatta ma con uno schermo abbastanza grande, con i tasti, le levette alla giusta distanza e soprattutto ad un prezzo veramente accattivante, perché con il coupon sconto e il link che vi lascio qua sotto in descrizione l'andate a pagare circa 70 euro con spedizione da magazzino europeo. Quindi ragazzi, è una console che merita tantissimo, perché è molto completa ma soprattutto molto performante. Lei vi arriva in questa confezione, che è la classica confezione Ambernic, quindi bianca, con la console stilizzata sulla parte superiore della confezione. All'interno troviamo subito la console, che è protetta da questa spugnetta come è per tutte le console Ambernic. Abbiamo subito lei, la piccola console, che guardiamo tra un attimo. Poi abbiamo questa vaschetta di plastica, dove sotto troviamo un cavo USB Type-C per la ricarica della console. E poi troviamo un manuale di istruzioni in inglese e in cinese, dove abbiamo le, diciamo, tutte le spiegazioni per quanto riguarda i tasti della console e anche cosa fare in determinate situazioni e altre funzioni che è molto interessante sapere. Andiamo a vedere com'è la console da vicino. Abbiamo una console che ha un display da 3.5 pollici, abbiamo due joystick, uno a sinistra, uno a destra, abbiamo la classica croce di gioco, abbiamo i tasti B, A, Y, X, abbiamo il tasto Start, il tasto Select e poi abbiamo il tasto L2, R2, il tasto L1, R2. Poi questi due joystick ovviamente sono due tasti, se li andiamo a schiacciare. Poi qua sotto abbiamo il tasto di reset, qua abbiamo lo slot per la micro SD, perché lei ovviamente vi arriva già con una micro SD da 64 giga piena di tante cose divertenti. Qua abbiamo i due altoparlanti. Poi di qua abbiamo la rotella per la regolazione del volume, qua sopra abbiamo due prese Type-C, una per collegare un joystick o un joypad esterno, mentre questa è sia per collegare un joypad o un joystick esterno che per andare a ricaricare la console. Qua abbiamo il jack per collegare le cuffie, mentre da questa parte abbiamo il tasto d'accensione. Il materiale, ragazzi, di questa console è davvero molto buono, le plastiche ottime e anche i tasti. Per il prezzo che l'andate a pagare, secondo me è davvero tanta roba. Comunque il marchio Ambernic non è che lo scopriamo oggi, è un marchio davvero molto valido. Qua sotto abbiamo addirittura questi due rettangoli che sporgono rispetto alla console, sono di un materiale sia antiscivolo che antiurto, perché comunque sono comodi sia per quando la teniamo in mano, dove appoggiamo le dita dietro, che quando la teniamo appoggiata in questo modo lei non scivola e soprattutto non va a rigare il mobile dove andiamo ad appoggiarla. Quindi ragazzi, avete visto da vicino com'è ben curata questa RG531P di Ambernic. Le sue caratteristiche per quanto riguarda l'hardware sono sicuramente caratteristiche interessanti e la rendono molto performante e fluida quando la utilizziamo, sebbene comunque abbiamo una console, come vi ho detto, che non costa tantissimo e comunque ci dà delle prestazioni davvero molto interessanti. Abbiamo un processore quad core da 1.5 GHz, abbiamo 1 giga di RAM, abbiamo la possibilità di inserire una micro SD fino a 256 giga, come vi ho detto lei vi arriva con una SD da 64 giga già bella piena di cose molto interessanti che è possibile poi aggiungere in seguito in maniera davvero molto semplice. Basta andare a scaricare le ROM dai siti in cui c'è la possibilità di scaricarle, basta digitare su Google e ne trovate tantissimi e andarle ad inserire nell'emulatore dedicato alla ROM che avete scaricato. Adesso poi tra poco la vedremo accesa
vi farò vedere quanto è completa appunto per quanto riguarda un discorso di emulatori. C'è veramente molta scelta, e poi ragazzi, un punto di forza di questa console, che è da non sottovalutare perché comunque essendo una console portatile è una cosa interessante, è la durata della batteria. Lei viene data addirittura per 8 ore di utilizzo. Secondo me 8 ore sono fin troppe, non ci arriva 8 ore, ma ragazzi dura davvero tantissimo, perché monta delle batterie lipo da 3500 mAh e gli danno davvero tanta autonomia. 5-6 ore comunque ci arrivate tranquillamente, e capite che avere una console portatile che ha un'autonomia di questo tipo è sicuramente tanta roba. Lei supporta addirittura 20 formati di ROM di utilizzo, quindi davvero è una console completissima in tutto. E poi, come vi ho detto, il display è un display da 3.5 pollici e ragazzi è davvero molto luminoso, secondo me, per essere una console da circa 70 euro, quindi è davvero piacevole da utilizzare. Anche la definizione secondo me è davvero notevole. Quindi detto tutto questo, secondo me adesso è arrivato il momento di provarla, perché lo so che aspettavate questo momento da quando ho iniziato il video, che aspettavate di vederla accesa, e finalmente ragazzi vi faccio vedere com'è accesa questa Ambernic RG351P. Guardiamola insieme. Per accenderla teniamo premuto il tasto qua sul lato sinistro della console e inizia già l'avvio della console. Lei è basata su sistema Linux e devo dire che la rende molto veloce anche nell'avvio. Infatti guardate, parte Emuelec, lei è basata appunto sul sistema Emuelec per quanto riguarda appunto gli emulatori, e guardate, siamo già pronti per utilizzare la console. Lei si avvia su Nintendo DS come emulatore, ma se vado a far scorrere, guardate quanti emulatori, qua abbiamo All Game che non è un emulatore ma la lista completa di tutto quello che abbiamo all'interno della console, quindi vedete una lista infinita. Adesso ve li faccio vedere velocemente, ma è una lista che non finisce più. Poi torniamo agli emulatori singoli, abbiamo anche l'emulatore PSP, abbiamo l'emulatore PlayStation 1, abbiamo Neo Geo, cioè veramente guardate quanta scelta di emulatori che abbiamo. La grafica è molto accattivante e la rende veramente interessante. Dal punto di vista di Nintendo c'è davvero di tutto come emulatori, come state vedendo c'è davvero una scelta infinita, e poi arriviamo veramente anche agli emulatori Capcom, cioè c'è davvero di tutto. E poi arriviamo all'emulatore MAME, che è sicuramente uno dei miei preferiti. All'interno dell'emulatore MAME abbiamo davvero la lista di quelli che sono i miei ricordi di 35-40 anni fa, quando ero davvero molto giovane e mi divertivo in maniera incredibile nelle sale giochi o al mio Commodore 64 a giocare a questi giochi. Quindi detto questo, direi di farvi vedere appunto un gioco per farvi vedere come funziona bene, quanto è fluido, quanto lo si riesce a utilizzare in maniera semplice e veramente pratica, perché avete visto si accende in un attimo la console e in un attimo siamo pronti a giocare. Abbiamo ovviamente il mio gioco preferito, probabilmente uno tra i miei 2-3 giochi preferiti, che è Bubble Bobble. E eccolo qua ragazzi, che tanta roba. Alziamo il volume al massimo, eccolo, andiamo a mettere i crediti e iniziamo. Spero che dalla videocamera si veda la qualità del display, che secondo me è davvero notevole, spero di riuscire a trasmettervi appunto questa qualità. Ed eccolo qua ragazzi, pazzesco, è incredibile giocare con questa console sul divano, a letto, dove cacchio volete, è tanta roba, o sul water, perché no, quando siete in bagno anziché leggere una rivista utilizzate questa console, no? È fantastica. Quindi abbiamo visto Bubble Bobble per quanto riguarda MAME, usciamo da questo bellissimo gioco arcade. Adesso volevo farvi vedere qualcos'altro di interessante, giusto per farvi capire, però ovviamente non posso farvi vedere tutto perché sennò staremo qua probabilmente fino al mese prossimo, perché è davvero pieno di tutto. Volevo farvi vedere una cosa che tanti di voi sicuramente cercheranno, che è la PlayStation 1. Quindi andiamo nella console PlayStation 1 e andiamo a vedere cosa possiamo provare in questo bellissimo emulatore per PlayStation. Quindi direi di provare questo e vediamo come è da vicino, com'è questo gioco di PlayStation riprodotto da Ambernic su emulatore PlayStation.
Qua abbiamo già l'avvio del gioco. Avete visto che anche se è un gioco per PlayStation si avvia in maniera molto veloce, perché comunque, come vi ho detto, il processore è davvero, secondo me, molto performante. Quindi facciamo Start Arcade Mode, vado a scegliere il mio personaggio preferito, che è lui, e iniziamo. Anche qua, ragazzi, come vi ho detto, essendo comunque un emulatore per PlayStation, guardate la fluidità dei movimenti e del gioco, guardate quanto rimane fluido, è pazzesco quanto fluidità abbiamo dal punto di vista dell'emulazione, fantastico. Adesso le sto prendendo, anche perché parlare e giocare faccio fatica, due cose assieme il mio neurone non è in grado di farle, e adesso le prendo ancora, e adesso le ho prese in maniera davvero molto molto drammatica. Quindi usciamo da questo gioco. Per uscire dalla maggior parte dei giochi dobbiamo andare a cliccare i due tasti, o meglio i due joystick, e poi potremo uscire dall'emulatore. Questo succede per quasi tutti gli emulatori. Poi nell'istruzione comunque c'è scritto, in base al tipo di emulatore, qual è il procedimento per uscire dall'emulatore. Quindi adesso mi sono perso, aspettate che arrivo alla schermata di uscita, mi sono perso via a parlare. Ok, chiudiamo e ritorniamo a quello che è la schermata degli emulatori. Qua siamo usciti dal gioco, adesso usciamo dall'emulatore. Quindi ritorniamo alla schermata principale, dove c'è la lista dei giochi, e usciamo anche da qua. Poi una cosa utile e ovviamente interessante, perché comunque abbiamo una scelta infinita di giochi, possiamo andare a selezionare i giochi preferiti. Quindi basterà andare a aprire il nostro emulatore e andare sul gioco che vogliamo andare a mettere nei nostri preferiti, andare a cliccare il tasto Y e vedete che appare una stellina. A questo punto il gioco, se andiamo a vedere, è stato aggiunto al quello che è la raccolta dei nostri preferiti. Quindi andiamo nella pagina dei preferiti, dove abbiamo tutta la nostra lista, e se io vado a cliccare qua vedete che ho Bubble Bobble. Quindi questa è sicuramente una cosa utile, che ovviamente fanno quasi tutte le console, però è giusto fare vedere. Poi abbiamo la possibilità di entrare nel menu di quello che sono gli emulatori, o meglio tutto quello che sono le funzioni di utilizzo della console. Andando a cliccare sul tasto Select abbiamo la via schermo, abbiamo il restart dell'emulazione, abbiamo l'arresto di sistema per spegnere la console, qua abbiamo la possibilità di riavviarla, quindi da qua facciamo tutto quello che è l'avvio e spegnimento della console. Poi andando a cliccare il tasto Start invece abbiamo tutte le opzioni e settaggi di utilizzo dei giochi, delle funzioni, tutto quello che appunto è gli emulatori e le prestazioni della console rispetto agli emulatori. Ovviamente questo non ve lo sto neanche a far vedere, perché è davvero un menu super vasto e con una scelta incredibile. Lasciate tutto di default, ragazzi, che va tutto benissimo. Come avete visto, il menu è tutto in italiano, perché abbiamo la possibilità di scegliere la lingua italiana. Quindi un'altra cosa sicuramente interessante, avere il menu di tutte queste opzioni, che avete visto sono davvero tantissime, con la lingua italiana. Quindi ragazzi, spero di essere riuscito a trasmettervi quello che è questa console. Ovviamente non sono stato a farvi vedere tutte le ROM di tutti i vari emulatori, se no non se ne esce più, perché sono davvero tanti, però avete visto quanto è completa dal punto di vista degli emulatori, e di conseguenza che quanto è completa all'interno di ogni emulatore per quanto riguarda il nostro divertimento come giochi arcade. Ovviamente, come vi ho detto all'inizio video, c'è la possibilità di aggiungere in maniera super semplice, andando solo a sfilare la micro SD, inserendola in un PC o in un Mac, e andiamo ad aggiungere le ROM che troviamo tranquillamente nei vari siti che il signor Google ci trova, se andiamo a digitare download ROMs. Quindi ragazzi, come vi ho detto, questa console è una console che con il link che trovate qua sotto in descrizione e il coupon che trovate qua sotto in descrizione la pagate circa 70 euro, ed è un divertimento incredibile, con una batteria pazzesca e secondo me anche tanta qualità costruttiva. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui ho portato la recensione di lei, l'Hambernic RG531P, vi è piaciuto, vi è stato utile, l'avete trovato interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler delle location dove vado a far volare i miei droni, spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale. Di lei erano arrivati un sacco di spoiler, perché comunque è un po' che la sto provando, perché questi prodotti, ragazzi, mi fanno impazzire, come vi ho detto, mi riportano indietro di 30
35-40 anni in un lampo, ed è tanta tanta roba, quasi ogni volta che utilizzo queste cose mi viene la lacrimuccia, è davvero pazzesco, con questi giochi che ci hanno fatto diventare grandi. E poi ragazzi, sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere il canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni, ma tutta la tecnologia in generale, ovviamente anche di lei arriveranno i coupon sul mio canale Telegram. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o novità. Ciao e al prossimo video.